Allora, aggiornamento, stiamo tutti meglio, il raffreddore è quasi passato. Io continuo ad avere la bocca, non so se vedete, completamente cosparsa di tagli per il raffreddore. Adesso vado ad idratarla. Mi stavo preparando perché fra un po' usciamo, visto che ci sono, mi preparo con voi. Ok, allora, vi ho mandato un aggiornamento su Instagram, in realtà ho messo soltanto una foto, dove vi faccio vedere i bambini in libertà nel salotto, perché abbiamo tolto il recinto, in quanto i bimbi cominciavano a reclamare, volevano andare liberi, insomma, giustamente per tutta casa, e quindi abbiamo lasciato il tappeto nella camera dove ci sono tutti i giochi al momento, e abbiamo tolto tutta l'impalcatura dal soggiorno. Adesso dopo vi faccio vedere come scorazzano, perché sono uno spasso, solo che abbiamo dovuto mettere tutta la casa in sicurezza, poi vi faccio vedere. Allora, finita con la BB cream, vado a fissare il tutto con una cipria, anche questa bio naturale, questa è Neve Cosmetics. Allora, a questo punto vado a mettere una terra nei punti dove voglio scolpire il viso. Quindi partiamo con il mascara. Ho veramente pochissimo tempo. Ho i bambini che mi girano intorno, li sento. Bambini, fate i bravi, eh? No, perché ve li faccio vedere, perché poi sembra che non sia vero. Sono qua, eh? E lui è lì. Ok, finché sento rumori, suoni, sono tranquilla. Allora, poi vado a mettere un po' di matita marrone sotto gli occhi. E allora, labbra, vado a idratarle con un burro cacao semplicissimo. Se avete dei rimedi naturali per idratare e risolvere il problema delle labbra secche e stagliuzzate, scrivetemeli nei commenti, li accetto volentieri, perché guardate che mi sono messa malissimo, eh. Ok, le ho idratate, non posso certo uscire con le labbra così conciate, vado a mettere un velo di rossetto nude, almeno da coprire. Ok, così si camuffa un po', ne metto poco perché non voglio mica andare a peggiorare la situazione. Ok, trucco finito, i capelli li lascio così perché non ho voglia di piastrarli o fonarli, quindi lasciamo perdere. Adesso vi faccio vedere i bambini che non so se sentite nel sottofondo, ridono come dei matti. Il problema principale quando i bambini sono liberi per casa sono i pericoli che la casa offre, perché purtroppo non tutte le case sono a prova di bambino, questa è anche abbastanza sicura, però ci sono sempre tanti spigoli, tanti oggetti pesanti che loro si potrebbero tirare addosso, e quindi non bastano 20 occhi. Il problema è che quando guardi uno devi stare attento anche all'altro, quindi devi sempre stare con 1000 occhi. Però se posso darvi qualche consiglio, nel mio piccolo, vi faccio vedere le accortezze che abbiamo noi utilizzato, insomma, per sistemare il tutto. Prima cosa, i paraspigoli in gomma, ecco qua, per gli angoli, sono abbastanza morbidi e quindi evitano il peggio. Poi abbiamo messo dei paraspigoli, questi qui li abbiamo creati noi con del feltro da ritagliare autoadesivo. Comunque stanno arrivando i paraspigoli veri che avevamo ordinato su Amazon, siccome ci vuole qualche giorno, adesso ci arrangiamo così. Poi abbiamo dovuto mettere il cancelletto davanti al bagno, perché in bagno, oltre ad esserci il problema dell'acqua e dei rubinetti, c'è un problema grande: abbiamo la lettiera dei mici, per cui non possiamo sempre stare a guardare se toccano o non toccano. Quindi, per sicurezza, abbiamo messo questo cancelletto, che poi è un pezzo del cancelletto del recinto, e abbiamo lasciato questo spazio per permettere ai gatti di entrare, perché i miei gatti, non tutti, riescono a saltarlo, e quindi per il momento abbiamo fatto così.
Sempre per i gatti abbiamo messo anche qui due pezzetti di recinto per distogliere l'attenzione dalle ciotole, perché in realtà i bambini potrebbero entrarci da questa parte. Adesso, eccola qua, adesso c'è Giulia che mangia. Mettendolo così in realtà non le guardano, non so perché, quindi finché funziona lasciamo così, anche perché non posso chiudere tutto, altrimenti i gatti non possono più andare a mangiare. Qui invece abbiamo coperto il termo con un quadrotto di tappeto gioco morbido per evitare che vadano a incontrare, insomma, lo spigolo del termo, perché questo è veramente pericoloso. So benissimo che tutte queste accortezze non basteranno, perché si andranno a cacciare nei guai in continuazione, eccoli qua. Però insomma, purtroppo più di così non riusciamo a fare, dobbiamo stare attenti e avere mille occhi. È difficile, la cucina è sempre chiusa perché in cucina ci sono dei mobili dove ci sono ancora i detersivi in basso, e anche lì dovremmo fare dei cambiamenti e spostare tutto e mettere tutto in alto, perché quelli sono molto pericolosi. Per il momento teniamo sempre chiusa la cucina quando loro sono in giro. Comunque sempre agire in base a quello che loro fanno, vediamo quanto e quali pericoli vanno a scovare, insomma. Sono liberi di correre per casa, vi toccherà, ahimè, pulire i pavimenti spessissimo, perché come voi sapete noi abbiamo 4 gatti, per quanto siano puliti lasciano comunque in giro dei peli, dei sassolini di lettiera, e quindi adesso è qualche giorno da quando li ho lasciati in libertà che la mattina dalle 8 alle 9 e mezza circa pulisco tutti i pavimenti, quindi tutti i giorni. Il problema non è farlo, il problema è che se loro me lo consentono, perché è difficile adesso metterli in una stanza, farli stare lì mentre io pulisco. Cos'è successo? Ti sei arrabbiata perché è caduta la sedia. Ma non fa niente, amore, guarda. A parte che ce ne sono due, ti puoi mettere anche sull'altra, beh, cara. Vabbè, hai ragione, questa è rosa e tua. Hai ragionissimo. Adesso ci si siede sopra, da sola. Bravissima! Camilla, ma ti sei messa lì perché vuoi guardare i cartoni in alto? Ah, no, in piedi no, amore. Seduta, brava! Bravissima! Tu sta guardando i cartoni. Ed ecco a voi Camilla che cammina! Amore! Adesso voi lo sapevate già, però io volevo farvela vedere in diretta nella sua camminata, perché è veramente tenera. Maurizio è abbastanza coordinato, lei invece ha questa sorta di rigidità nelle gambe che la rende proprio buffa buffa. Comunque, a parte questo, cosa c'è? Che succede? A parte il disordine che loro mi creano in continuazione, amore, vi faccio vedere che qui dove c'era il recinto, non so se vi ricordate, non c'è più niente. Abbiamo lasciato la postazione per guardare la tele qua in alto
E poi il recinto invece lo abbiamo usato per mettere in sicurezza il tavolo e le sedie, per evitare che loro ci se le tirino addosso, insomma. Quindi, come vedete, abbiamo messo il recinto tutto intorno al tavolo e alle sedie, e loro sono in totale libertà. Stamattina c'è tanto sole e io volentieri lo faccio entrare in casa, quindi se vedete i raggi di sole è per questo. Pianino, non cadere. Eccoli qua. Ok, allora, dopo questo mini aggiornamento doveroso da farvi, io vi saluto e vi aspetto alla prossima YouTube Stories. Un bacio, alla prossima, ciao!